Buongiorno da Obiettivo News. Oggi 13 marzo è San Rodrigo di Cordova ed è la giornata nazionale della ricotta. La ricotta nasce intorno al 2000 a.C. grazie alle tecniche di allevamento dei Sumeri, che sul finire della loro epoca d'oro cominciano a trarre il meglio da ovini e bovini. Con la conquista da parte dei babilonesi per mano di Hammurabi avviene il passaggio all'altro lato della mezzaluna fertile, l'allevamento di asini, bovini, ovini, caprini, suini, polli, oche e cavalli esplode, e contagiando anche l'Egitto. Grazie agli Egizi che la ricotta viene sagomata in una forma simile a come la conosciamo oggi. I Greci col tempo imparano la tecnica casearia, la portano in patria perfezionandola. Nell'antica Grecia la ricotta diventa identica a quella di oggi. Anche nell'antica Roma si tramanda un affascinante mito riguardante la ricotta, raccontato da Virgilio in un episodio delle Georgiche. Per il Mantovano la ricotta sarebbe stata scoperta da Aristeo, figlio del dio Apollo e di Cirene, una bellissima ninfa che apprende l'arte dell'apicoltura, della coltivazione dell'ulivo e della lavorazione del latte delle muse. Oggi è anche la giornata internazionale della torta al cocco. Tra i nati oggi nominiamo Luciano Ligabue, 1960, e Carlo Conti, 1961. Tra gli scomparsi ricordiamo invece Raul Casadei, 2021, e John Holmes, 1988.